Sei un agente speciale e stai correndo ad alta velocità su un'auto costosa. Stai infrangendo tutte le regole della strada perché devi tornare a casa prima che sia troppo tardi. Poi passi con il semaforo rosso. La polizia ti insegue e tu acceleri. Alla fine arrivi a casa e vedi che è in fiamme. Corri dentro. Tutto ciò che vedi sono fiamme. Ci sono due porte. Una conduce a una cassaforte dove ci sono dei documenti segreti. Dietro la seconda porta c'è una valigia con milioni di euro. Hai pochissimo tempo per scegliere cosa salvare. Prendi la valigia con i soldi. Le casseforti moderne sono ignifughe. I documenti saranno al sicuro. Esci di casa e aspetti che il fuoco si spenga. Si ferma un'auto della polizia. All'inizio vogliono arrestarti per guida pericolosa, ma non lo fanno. Come mai? Perché sei un agente speciale, non ricordi? Ora stai andando nel tuo ufficio. È all'interno di una base segreta. Incontri il tuo capo e lei ti dice che ti licenzierà perché hai fallito l'ultima missione. Ma dal momento che siete in buoni rapporti, ti permette di scegliere come essere licenziato. Puoi farla sembrare una tua scelta, oppure un danno all'immagine dell'azienda, o qualsiasi altra cosa. Cosa sceglierai per rimanere in azienda il più a lungo possibile? Gli dici che desideri essere licenziato quando raggiungi l'età della pensione. Ma la sera, mentre sei seduto a casa, ti rendi conto che sei stanco di lavorare come agente speciale. Quindi decidi di scegliere un lavoro più tranquillo. Ti è sempre piaciuto lavorare in legno. Ti metti su internet e vedi che ci sono solo due fabbriche di mobili nella tua città. Ti rechi a fare un colloquio con la prima azienda. Vedi che i mobili sono pessimi e il capo sembra infelice. Il giorno dopo vai dall'altra azienda. Ha dei bei mobili e il capo è gentile. Ora devi scegliere per quale fabbrica lavorare. Pensaci bene. Ma certo, dovresti optare per la seconda azienda. Ci sono bei mobili e il capo è bravo. Pensavi che fosse una domanda trabocchetto? Vai a casa dopo il colloquio e decidi di andare dal fioraio per comprare una pianta d'appartamento. Ti fai un bel giro e vedi due edifici. Il primo sembra bello ed elegante. Le pareti sono dipinte con dei bellissimi fiori. Un'insegna al neon è appesa sopra l'ingresso. Ma non ci sono finestre. Il secondo edificio è vecchio. La vernice sulla porta si sta scrostando e alcune finestre sono rotte. Dove andrai a comprare la pianta? Scegli il vecchio edificio. La luce del sole penetra attraverso le finestre ed è molto importante affinché le piante crescano. Entri nell'edificio e vedi tre porte. Sulla prima porta c'è disegnato un lupo mannaro. L'immagine di un vampiro è sulla seconda porta. Sulla terza porta c'è disegnato un uomo con una motosega. Quale porta sceglierai? Solo una delle tre è pericolosa. Non può esserci un lupo mannaro perché non c'è la luna piena. Il vampiro ha paura della luce del sole e tutte le finestre dell'edificio sono spalancate. Queste due porte sono sicure. Compri una pianta da appartamento e te ne vai. Vai in piazza e vedi sette persone. Sembrano normali passanti, ma senti che tra loro ci sono delle persone sospette. Trovale tutte. Quel tizio laggiù sta leggendo il giornale, ma è capovolto. Questo significa che ti sta guardando di nascosto. Questa ragazza tiene in mano un trasmettitore radio con un'antenna. E questa vecchia signora, con gli occhiali da sole, fa finta di dare da mangiare ai piccioni, ma i suoi occhiali lampeggiano. Sono dotati di una videocamera. Getti la pianta per terra, scappi via e ti nascondi in un vicolo.
Sul muro di un edificio in mattoni vedi diversi poster con ragazze diverse. Una ragazza di nome Erika vive in America. Tina sembra vivere in Argentina. Ma dove vive Olivia? La risposta corretta è Bolivia. Sali su un autobus e vai alla tua casa segreta. Nessuno la conosce. Scendi a una fermata e sali sulla collina. Vedi un fiume con tre ponti. C'è una persona sull'altro lato di ogni ponte e una di queste persone vuole prenderti. Ma chi? È quello lì, l'hai già visto. Stava leggendo il giornale. Attraversi il ponte e finalmente arrivi alla tua casa segreta. È un enorme edificio di forma rotonda e all'interno le stanze sono rotonde. Vai in soggiorno e trovi uno specchio rotto. La domestica, il giardiniere e il cuoco sarebbero dovuti venire oggi. Il cuoco dice che non è venuto oggi. Il giardiniere ha potato i fiori in giardino. E la domestica dice che ha spazzato gli angoli di tutte le stanze dell'ultimo piano e non ha rotto lo specchio. A chi credi? La domestica ha detto che stava spazzando gli angoli, ma la casa è rotonda. Non ci sono angoli. Ma dai! Era solo un modo di dire. Stava pulendo a fondo. Ma vedi questa pentola in cucina? Ne esce del vapore. E questo significa che il cuoco è stato a casa oggi. Ha mentito, quindi è stato lui a rompere lo specchio. Perdoni il cuoco e decidi di fare un giro. Vai in cucina e pensi, è una buona cucina. Poi vai in cantina. E anche la cantina va bene. Vai nel soggiorno e poi vai in bagno. Alla fine entri in una stanza che non è così bella. Quale stanza è? È la camera da letto. Esci di casa e sali su un'auto sportiva. Guidi lungo una strada deserta e noti che il pedale del freno non funziona. La strada finisce sul bordo di un precipizio. Puoi saltare fuori dalla macchina, ma non vuoi abbandonarla. Fortunatamente hai ancora un po' di tempo per pensarci. Come puoi rallentare? Ti stai ancora muovendo perché hai il piede sull'acceleratore. Basta toglierlo. L'auto rallenterà e si fermerà. Parcheggi la macchina. Hai fame? Entri in un ristorante dove servono pasti a buffet. Ti avvicini al tavolo con fragole, lamponi, banane e mele. Alcuni di questi frutti non sono freschi. Quali? Tutti i vassoi con la frutta sono quasi vuoti, ma sono rimaste molte fragole. Nessuno le ha prese, quindi probabilmente non saranno molto fresche. Dopo aver mangiato, vai a fare una passeggiata in spiaggia. Dietro di te vedi due sconosciuti. Ti stanno seguendo, quindi inizi a camminare più velocemente. Alla fine riesci a nasconderti dietro una vecchia barca, ma gli inseguitori ti trovano. Come hanno fatto? Hai lasciato le impronte sulla sabbia. Decidi di nasconderti in un grande edificio. Ti metti un paio di occhiali dotati di termocamera e cammini tra le rovine. All'improvviso si sentono alcuni strani suoni. Accendi la torcia e illumini un piccolo corridoio. Tre zombie si stanno dirigendo verso di te. Stai per scappare, ma poi ti rendi conto che non sono veri zombie. Come l'hai capito? Hai una termocamera. Mostra che i corpi degli zombie sono caldi, il che significa che sono persone reali. Gli zombie non producono calore. Esci dall'edificio e vedi tre percorsi davanti a te. Il primo conduce a una palude. Il secondo percorso è coperto di carboni ardenti e il terzo brulica di scorpioni velenosi. Per quali opterai?
Indossi degli scarponi, se corri sopra i carboni non ti farai male. Dopo tutti questi strani eventi, torni a casa e vai a letto. È il momento di controllare il numero di risposte corrette e scoprire se sei un buon agente speciale. 0-4 punti. Allenamento del corpo e della mente. Questo è ciò di cui hai bisogno se vuoi diventare un bravo agente. 5-8 punti. Non avere fretta di fare una missione segreta. Non hai ancora finito tutti i corsi da agente speciale. Studia di più e potrai essere un agente di livello mondiale. 9-12 punti. È improbabile che salverai il mondo, ma puoi aiutare il tuo vicinato. Basta che ti sforzi un pochino di più e potrai fare delle missioni segrete su scala globale. 13-15 punti. Sei un bravo agente. Tutto questo era solo routine. Ti assegnano sempre le missioni più pericolose, anche quelle che sembrano impossibili.